parte il centro sociale TNT e tutta la rete marchigiana dei centri sociali, benvenuti. È importante essere qui, soprattutto per noi esini, in quanto dopo tutto quello che ci è successo e dopo che non ci ha fermato la magistratura, diverse mandanti che stanno su al comune, ci ha fermato proprio la neve. Tempo fa, a febbraio, metri e metri di neve hanno buttato giù il nostro tetto, però sembra che con quel vuoto del nuovo sia entrato, e anche tanto nuovo, a vedervi tutti qua oggi è fantastico, sicuramente un primo passo per qualcosa che si andrà a costruire, quindi ringrazio chiunque sia venuto e abbia speso il suo tempo e le sue energie per venire qua. Quando noi abbiamo pensato un titolo per questo appuntamento, che poi è quello che c'è nello striscione, insomma, il movimento che trasforma, abbiamo voluto mettere questo titolo dando a questa parte di frase un duplice significato. Perché da un lato è il movimento che trasforma, cioè quello che noi vorremmo, quello che noi auspichiamo, il movimento che trasforma lo stato di cose presenti, che è quello che vorremmo riuscire a vedere realmente, non negli immaginari impossibili. Però ha anche un altro significato, l'abbiamo pensato anche con un altro significato, cioè dare atto che la realtà in cui noi ci muoviamo in questo momento è una realtà comunque in continua trasformazione. C'è un movimento che trasforma, che non siamo noi, ma che non sono i movimenti sociali, sono i movimenti del capitale, della finanza. La costituente del capitale è la crisi, è una crisi violentissima, è una crisi che sta destrutturando gli assetti istituzionali e giuridici che abbiamo avuto fino a questo momento. Sta cambiando i rapporti di forza. Esattamente come succede in una guerra, vengono distrutti quelli che possiamo chiamare gli amplificatori di potere, cioè quando vengono demoliti dei diritti, al di là di quello che viene tolto materialmente, in sostanza i diritti spesso sono dei dispositivi che amplificano il potere di colui che ne usufruisce. Se mi vengono tolti dei diritti nel luogo di lavoro, non è solo che sto peggio, conto di meno, si riduce il mio rapporto di forza. Dobbiamo assolutamente abbandonare tutta la teorica e la mistica della fine, della crisi come atto ultimo del capitale che è sull'orlo del crollo. Questo tipo di ipotesi non ci servono a niente, perché non è quello che sta succedendo. L'elemento che non funziona è proprio questa idea della cooperazione sociale come dato puro. Non c'è questo elemento di purezza. La cooperazione sociale è un congegno fatto di tante parti che funzionano in sintonia tra di loro, ma il capitale è dentro questo congegno, perché se la cooperazione sociale da un lato può potenzialmente produrre autonomia, produrre liberazione, è anche vero che attraverso la cooperazione sociale si produce subordinazione, si produce controllo, si produce norme restrittive. Cioè, non è che la cooperazione sociale in questo momento è un dato che lavora solo per il verso nostro, non è assolutamente vero. Noi o assumiamo che la cooperazione sociale è un elemento contraddittorio, oppure credo che ci raccontiamo una realtà non vera. E dentro questo elemento contraddittorio il capitale è assolutamente implicato, il capitale è intrecciato dentro la cooperazione sociale. È intrecciato dentro i suoi meccanismi culturali, dentro i suoi meccanismi di produzione, dentro l'utilizzo delle risorse. La situazione ci impone, in questa seconda visione, di capire come dentro la cooperazione sociale costruiamo la soggettività, che non è un processo dato, determinato, scontato, è un processo di costruzione. E questo, se da un lato può anche creare un po' di smarrimento, dall'altro però ci restituisce pienamente l'idea di libertà come progetto che noi dobbiamo costruire. Forse oggi, a differenza del passato, la classe esiste solo per sé, cioè nel momento in cui la classe diventa progetto di trasformazione sociale e non un dato meramente prettamente materiale. Ora, ragionare sul tema della soggettività dentro questo tipo di contesto, che rivede anche questo concetto di cooperazione, io credo che significa intanto ragionare su un'idea di soggettività che è dentro la cooperazione, che si pone il problema di come si organizza la cooperazione. L'alternativa, quando abbiamo usato questo termine, abbiamo sempre chiarito
che l'alternativa, per quanto ci riguarda, è una deviazione irriducibile dai meccanismi preposti a gestire anche la dialettica conflittuale. Cioè l'alternativa in senso propriamente marziano è proprio quella dinamica che a un certo punto va da un'altra parte. Qui non c'entra un cazzo il discorso governi, non governi, non c'entra niente. È un meccanismo che rifiuta persino la sintesi come elemento di mediazione con il potere che contiene l'ipotesi del potere di gestione di quel conflitto. L'alternativa è questo, è costruire un qualcosa di irriducibile. E questo qualcosa di irriducibile lo possiamo costruire solamente partendo da questi presupposti. I movimenti sono una cosa seria in cui bisogna starci insieme a molti altri, in cui sappiamo che la generosità nello starci è proprio quella di scommetterci da un punto di vista generale e di stare dentro ed elaborare un percorso che ti permette come soggettività di stare veramente nei movimenti, non di utilizzarli strumentalmente. Noi facciamo nostra la categoria della scommessa, facciamo nostra la categoria del camminare domandando, sempre però con il fatto che tutto questo lo facciamo appunto per sovvertire l'esistente e per costruire anche a partire da noi stessi questo sovvertimento, che è una cosa che molte volte si dimentica, il fatto che quello che noi costruiamo è e va nel senso di quello che diceva prima Paolo, di una cooperazione sociale, di una costruzione di comunità che va e offre a tutti dei percorsi, non degli esempi, ma dei percorsi possibili di liberazione. Allora, Gerusalemme è stata una città strana da sempre. Si disse che essa sarebbe rimasta una città libera, comunque fosse la sua contingenza storica. Perché? Perché Gerusalemme era la città del Giubileo, ovvero una città nella quale periodicamente, ogni 50 anni nella fattispecie, dicono, la proprietà veniva cancellata, punto e a capo, e si ricominciava. Se qualcuno costretto dalla povertà, si legge nei testi, avesse venduto il suo campo, che era l'unità sostanzialmente fondiaria per garantire diritto dovere di ognuno di noi a costruire il proprio futuro, e se qualcuno costretto dalla povertà avesse dovuto, diremmo adesso, cartolarizzare il suo campo, alla scadenza del Giubileo questo campo doveva essere restituito. A me sembra una bellissima metafora reale, tra l'altro, che ci esorta a costruire, anche come sogno comune, un Giubileo dove l'abolizione del debito sia la nostra restituzione della terra. Noi abbiamo fatto, come compagni e compagne dei centri sociali, cooperazione sociale, abbiamo fatto della cooperazione sociale uno stile di vita e di relazione aperto, libero e conflittuale, precariamente costituenti di nuova società. O questa moltitudine prende corpo e potenza o rischia di valere per essa ciò che disse un paio di secoli fa un filosofo per l'acqua, cioè per la quale l'acqua disse: posso produrre altre ondate, posso scendere impetuosamente, posso precipitare spumeggiando, posso liberamente salire in aria zampillando, ma tuttavia oggi, ora, non faccio niente di tutto ciò, ma resto volontariamente chiara, tranquilla nello specchio dello stagno. Se la moltitudine decide di essere movimento per sé, allora è il corpo di quella classe pericolosa che da precaria può diventare insorgente. Proviamoci, io credo che anche oggi noi siamo un pezzo della soluzione. La potenza del movimento che dal 27 luglio ha travolto la città si basa proprio sulla ricomposizione, la ricomposizione sociale prima e politica immediatamente dopo, tra soggettività che si erano fino a quel momento pensate non solo separate, ma anche incompatibili. Abbiamo sfidato anche e soprattutto un sindacato più interessato all'autoconservazione che alla produzione di conflitto. E questo è un punto che dobbiamo mettere per forza a valutazione. Cioè, le contraddizioni emerse su Taranto non sono secondarie e purtroppo ci fanno vedere anche i limiti di quello che è stato un rapporto. Quello che è successo a Taranto in realtà pone la sfida che è stata lanciata con Uniti contro la crisi e Uniti per l'alternativa come un'intuizione assolutamente corretta, cioè quel compito di ricomposizione, cioè quell'aspirazione alla ricomposizione, in realtà a Taranto si è data al di là delle forme politiche e sindacali. Cioè io penso che le suggestioni di Taranto le dovremmo fare un po' tutte nostre, perché cioè, Taranto non è un modello di lotta, non vuole essere un modello, cioè, figuriamoci se da Taranto
abbiamo l'ambizione di insegnare qualcosa a qualcuno, tantomeno a soggetti come quelli che sono in questa assemblea. Però Taranto apre quantomeno a delle suggestioni che dobbiamo portarci a casa dopo questa assemblea, cioè quella di mettersi in discussione, sì, sempre, come abbiamo sempre fatto, ma anche quella di sapere bene qual è la strada da percorrere, ed è quella di stare in mezzo alla gente, in mezzo ai movimenti. È l'unica strada che conosciamo, è l'unica cosa per cui ci ritroviamo qui oggi. Grazie a tutti. Io credo che quello che diceva prima, la cosa dell'Ilva, no, sia una cosa molto importante per tutti noi, perché non è un'esperienza che riguarda solamente Taranto, perché in questi mesi ci siamo trovati davanti anche a lotte in cui purtroppo sembrava che il problema fosse lottare per il lavoro, per il diritto di tornare a lavorare in miniera. Io credo che veramente dobbiamo dire che il nostro orizzonte non è quello della difesa del lavoro. Questo non può essere il nostro orizzonte, ma che semmai, voglio dire, dentro l'idea che diceva prima della cooperazione sociale, conflittuale, dobbiamo, come ci insegna finalmente questa esperienza dell'Ilva, avere la forza, quando si parla di questo, di mettere in discussione che cosa produrre, perché produrre. E questa cosa riguarda tantissimi territori, anche dalle nostre parti. Chi è stato nei giorni dell'occupazione della Torre Galf di Macao ha visto che c'erano 3-4 mila persone sotto la torre, ha parlato veramente alla cittadinanza tutta, e oggi Macao è anche materialmente un terreno di ricomposizione. Il più di questa esperienza è stato quello di definire una pratica che tiene assieme conflitto e cooperazione, cioè questa è la verità del carattere costituente, al di là di dire siamo spazi costituenti. Questa idea di mettere insieme appunto la capacità di fare vertenza, di fare conflitto in rete, e però tenendo presente che la produzione culturale è un ambito immediatamente politico, questa rete di spazi condivide moltissimo l'idea che il diritto sia terreno immediatamente di conflitto e che possa essere assunto in forma quasi isolata. Si sta ponendo il problema della nuova istituzionalità, ma in forma di creazione di veri dispositivi giuridici che possano rompere con la giurisprudenza esistente. Il diritto non è sufficiente alla trasformazione dello stato di cose, il diritto è una registrazione dinamica dei rapporti di forza e al massimo consegue il conflitto sociale, che è pratica ben più complessa e con livelli di azione che sono totalmente differenti. Ecco, queste teorie della capacità riconoscono, del welfare della capacità, riconoscono l'enorme cambiamento determinato dal post-fordismo, dalla precarietà, dai rapporti mutati, no, nella composizione del lavoro, dell'emergere di nuove povertà anche nei paesi occidentali, e della necessità di ripensare il welfare non più in senso negativo, era il sistema bismarchiano del sistema assicurativo, previdenziale, di protezione del salario, ma come welfare attivo, cioè come meccanismo di inserimento sociale, formativo, lavorativo, di capacitazione, dicono, del cittadino, dell'individuo, nel mondo del lavoro ormai precario. Ecco, questo tipo di approccio, anche se in alcuni paesi in Europa ha contribuito anche a elaborare misure parzialmente condivisibili come quelle della flex security dei paesi nordici, però sconta diversi problemi, perché oltre ad incentivare meccanismi disciplinari e sanzionatori, sconta anche un doppio problema. Uno, la visione individualistica delle misure, quindi incapace di cogliere le sfide del comune, della cooperazione sociale, e due, l'incapacità di riconoscere nel capitalismo il nemico, di riconoscere quindi che c'è bisogno di dell'irriducibilità dell'alternativa. Ripeto, il reddito di cittadinanza, come dicevamo prima, è sicuramente necessario, ma a mio avviso per raggiungerlo il nostro obiettivo dovrebbe essere più alto, puntare appunto all'autonomia e alla capacitazione, questa volta sì, ma della cooperazione sociale, del comune. Se noi ragioniamo che la moltitudine è un qualcosa di eterogeneo e quindi di essenzialmente irriducibile a un meccanismo di sintesi, a un meccanismo di unità, a un meccanismo di omogeneità, necessariamente ragioniamo del fatto che non esiste una composizione tecnica capace un giorno o l'altro di riconoscersi. Perché com'è possibile che noi riconosciamo una composizione tecnica del lavoro e da questa deriviamo la costruzione della soggettività politica, se io ogni mattina quando mi guardo allo specchio non so neanche qual è la mia composizione tecnica perché cambio lavoro ogni 3 mesi?
figurati se la riconosco con lui, la composizione tecnica, e ci mettiamo insieme. Però con lui, scusa se ti prendo ad esempio, riconosco invece la capacità soggettiva costruita in anni di lavoro politico, di relazione, e quindi riconosco la capacità di costruire insieme un percorso politico. Allora la soggettività politica per me è capacità di produzione autonoma di conflitto sociale, di discorso politico, di azione politica, riprendere la capacità di agire in soggettiva. Ripartire da noi significa porsi esattamente questo problema. Significa porsi esattamente come facciamo a riarticolare un'azione politica sui territori, come facciamo a rimmaginarci un modo nuovo di articolare il tema del reddito, partendo dal fatto che oggi la società è completamente disgregata e frammentata da quello che diceva prima Nicola, ovvero da questo senso di colpa che ormai è diventato pensiero egemonico. Mettersi in discussione significa anche però consentire a tutti quelli che oggi sono qui di partecipare alla discussione, di fare in modo che appunto possiamo costruire insieme un ragionamento in grado di partire dal ribaltamento del senso di colpa, dal ribaltamento del discorso del debito. Io continuo a sottolineare questa cosa perché credo che oggi questo sia uno dei meccanismi di disciplinamento e di controllo sociale più forte che ci troviamo ad affrontare. E difficilmente riusciremo a uscire fuori da questa situazione se la guardiamo con gli occhi, diciamo così, con gli occhi appunto della sociologia, come veniva raccontato da qualcuno prima. Per un modo costituente di stare insieme penso che sia necessario un confronto costante che riesca poi a innervarsi immediatamente nelle reti, perché senza reti non c'è mutualismo, ma senza capacità di decisione politica il mutualismo diventa un centro di servizi, ma noi siamo per l'organizzazione che trasforma. Penso che forse bisogna capire in città come riaprire degli spazi metropolitani di riappropriazione della ricchezza, spazi che ovviamente hanno a che fare anche, come dicevo prima, con una questione generazionale. E non sto parlando di quella maledetta divisione fra garantiti, non garantiti, o peggio lavoro immateriale o materiale. Sto dicendo che secondo me esiste un problema di chi in questo momento non ha diritto a un futuro e si vuole riorganizzare nelle proprie città per riandarsi a riprendere quella ricchezza, che siano servizi, casa o cultura. A partire dalle peculiarità, dalle caratteristiche dei territori, abbiamo un po' iniziato a ragionare su come poi di fatto andare a riconquistare uno spazio oggi debba rientrare in una e debba avere comunque delle forme differenti rispetto a quelle che potevano avere i centri sociali negli anni 90 e altro. E collegato a questo il discorso comunque dell'importanza e della centralità di fare rete tra i centri sociali, di condividere dei percorsi e dei ragionamenti complessivi che non siano sommatoria poi di percorsi o individualità singole, ma che tengano insieme appunto un discorso di ricomposizione sociale, di complessità appunto al loro interno. Credo che fare e discutere oggi di immigrazione chiarisca anche, ripeto, cosa vuol dire partire da noi. Perché è un tema questo spesso che rischia, che ci aiuta a capire alcuni rischi che abbiamo. Per esempio rischi nella descrizione della crisi di questo momento, in cui si continua, nonostante tutto, a riportare ancora il tema dell'esaltazione della povertà. Nulla di più della realtà che abbiamo di fronte ci racconta che la povertà non è quell'elastico che fa scattare la rivoluzione. La crisi per i migranti oggi è una crisi che scompone ancor di più quel terreno del famoso lavoro migrante, che sembrava invece una grande ipotesi ricompositiva. No, oggi il terreno del lavoro migrante è un terreno altamente scomposto dal lavoro della crisi, insieme alle leggi che la crisi ha portato con sé. La differenza per stare insieme ha bisogno di sforzi, di generosità e di voglia di ricercare il comune. Questo abbiamo voglia di fare, questo abbiamo sempre fatto, questo è il futuro della trasformazione e anche per stare insieme tra di noi. Grazie a tutti.